perché poco la fine è una distanza e si vede che non viaggiamo, cioè, non c'è sta niente la gente che non viaggiamo. Purtroppo lo spettacolo è stato tutto e noi abbiamo dovuto. Buonasera, buonasera a tutti. Auguri alle mamme. Grazie. Signori, Carmen per contra. Daniello D'Ambrosio, eccoli qua. Buonasera. La voce mia è sempre qua. Ciao Daniello, accomodatemi. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Innanzitutto auguri a tutte le mamme del mondo. E voi che state qua. Auguri a tutte le mamme del mondo. Allora, intanto facciamo i ringraziamenti. Sì. Ringraziamo Gennaro Nigro, presidente del Club House Artisti di Pordenone. Che dovrebbe arrivare, che dice. Pasquale Ricciardi, direttore artistico del Club House Artisti. Poi Alberto Del Grosso, giornalista e fotoreporter. Mauro Romano, Alberto Del Grosso, giornalista, fotoreporter, garante dei lettori del giornale online Positano News. Che ci fa sempre gli articoli. Poi sì. Carlo Iovine, il nostro fotografo ufficiale di Savocco Donizetti, che è sempre presente. E poi dobbiamo comunque salutare e ringraziare Davide Guida. Se oggi non c'è, lui fa sempre i nostri video. Oggi ci siamo un po' attrezzati perché poi vengono messi comunque in rete. Poi dobbiamo ringraziare ovviamente chi ci mette l'impianto, il servizio a disposizione, Aldo Vecchiotti, vieni qua, grazie Aldo e Francesco Iacomino. Iacomino che ci aiuta, e poi Daniello D'Ambrosio che mi coaudia e che mi aiuta a gestire tutta la serata. Grazie. Allora, adesso entriamo nel pieno della serata. Avete festeggiato qualcosa oggi? Cosa avete fatto? Avete festeggiato qualcosa? Sì. Avete portato i dolci? No. Ma accomodatevi. Allora, io ne approfitterei subito per far intervenire una persona. Possiede la grande passione per il canto. Sì. Apprezzato da chi lo ha ascoltato. Professionale, gentile. Porta la sua musica ovunque richiesta, deliziando un pubblico di grandi e piccini. Signore e signori, Aldo Vecchiotti. Eccomi qua. Buonasera, buonasera. Iniziamo con te perché visto che stai qua, non perdiamo certo. Volevo fare gli auguri a parte a tutte le mamme presenti in sala, ma anche alle future eventuali mamme. Certo. E poi, perché no, anche alle mamme che non ci sono più, che ci guardano dall'alto. Bene. Allora, tu stasera... Facevo una considerazione con alcuni amici del salotto. Sì. In effetti il salotto ha una storia molto molto antica. Infatti si vede. Infatti, quando io mi interessavo di coralli all'epoca, quando ero molto più giovane, ecco tutti quei regali che c'ho, ecco. Ecco, e nella zona di Torre del Greco ci stava un tizio che si chiamava Michele Salotto, perché in effetti lui frequentava, era un ottimo ballerino e frequentava tutti i salotti della Campania, lo chiamavano proprio perché lui era molto bravo, era un salottiero. E per giunta poi mi ricordo quando avevo 10-12 anni facevamo il salotto del nonno. A casa di mio nonno c'era l'abitudine che la domenica veniva il maestro, si metteva a piano e io cantavo insieme a lui quando tenevo la voce molto meglio di adesso. Ed è proprio questo che vorrei tornare un attimino indietro. Voglio farvi ascoltare una canzone del 1933. Che sentite? Forse non tutti la conoscete, ma è un bel brano. Vi chiedo scusa per la voce, ma sto un po' raffreddato. Grazie. Voi vi chiede scusa, figuratevi io. La canzone si chiama Signora Fortuna. Signora Fortuna. Pubblico Aldo Vecchiotti. Grazie. La ricordi tu, signora Fortuna? La ricordi? Certo che me la ricordo. C'è una strada chiamata destino che porta in collina. C'è sul colle una casa argentata dal chiaro di luna. Chi va in cerca d'amore vi trova una casa divina. E signora del bene e del male si chiama Fortuna. Bella, le dissi in pianto, tu che fai tante grazie.
chiuso la porta, signora fortuna. Oh signora fortuna. Ed avevo una bella cassetta di sogni e d'amore. Ed avevo l'amore di bimba dagli occhi del mare. Ma un'ondata di vento ha distrutto la casa e il mio cuore. T'ho pregato, signora fortuna, davanti all'altare. Bella, se mi vuoi bene, falla tornare o muoio, dammi bene. Non ho più amore, non ho più nessuno. L'altra volta mi hai chiuso la porta, signora fortuna. Signora fortuna. E qui c'è la mamma. Ma stanotte guidato dal cuore e da un raggio di luna ho ripreso la strada più antica che è sempre più buona. C'era un'ombra tremante, la chioma più bianca che bruna. In un bacio su mamma che mai ti abbandona. Mamma, fortuna mia, questa è la migliore grazia che ci sia. Perché di mamma ce n'è solo. Puoi chiudere la porta, signora fortuna. Oh signora fortuna. Grazie, grazie. Bacio. Cosa ha detto? Scusatemi per la voce. Cosa hai detto prima? Scusatemi per la voce. Meno male. Vabbè, se lui lo dice lui, scusatemi per la voce. Speriamo allora che pure io canterò così. Recentemente l'acqua. Allora, adesso è il momento della poesia, l'angolo della poesia. Lei è molto frizzante, è molto vivace, vivacissima. È stata definita la poetessa Knife. Il nome ve lo dirò dopo. Anzi, cosa ci leggerà? Sì. Cori mamma e poi un'altra poesia per me tu non sei morta. Che poi gli ha scritto stamattina perché io lo so, l'ho spiata. Signore e signori, Maria Nunzia Panico Borrelli. Brava! Eccola! Ti lascio il microfono. Buonasera, auguri a tutte le mamme. Lei mi ha raccomandato di non chiamarmi sino terremoto, ciao! No, ho detto non dire terremoto, perché se dice terremoto se ne fanno tutto quanto. Allora, cori mamma, non ci stanno monili, non ci stanno ori per descrivere un bene che tengo in tuo cuore. Sei solo tu, unica e sola, mamma, tu sei l'amore. Questa è una. Per me tu non sei morto, questa qua la dedico a mia madre, morta più di 30 anni fa. Mi ha lasciato che ero piccolina, 20 anni, ero incinta la mia prima bambina e purtroppo non ho potuto neanche vedere le sue nipoti. Tu che mi hai tenuto in dei bracci e mi saluto a carezzare sta faccia, tu che sei stata per me una mamma vera, o bene più sincera, che la che mi ha amata e mi ha tenuto in tuo cuore. Per Dio tu me l'hai stato, è vero, ma non mi sento abbandonato. Ti vedo in dei sogni vicino a me, ti vedo in dall'occhio quando mi guardo specchio. Sei sempre presente, mamma re, per me tu non sei morto, stai qua vicino a me. Brava, brava,
Silenzio, brava. Hai visto? Terremoto, ciao, ci vediamo, grazie. Ciao. Allora. Adesso un cantante. Che già si è posizionato, ne ha pure la sorpresa, ci hai tolto. Anche la sorpresa. Vabbè, tanto non lo conoscete, quindi. Allora, prima che lo presentiamo, diciamo qualcosa di sì, lui. Nasce a Prusciano nel 1955 e sin da piccolo ha avuto la passione per la chitarra e soprattutto per la canzone classica napoletana, di cui si sente un fedele interprete. Quindi lui stasera ci canterà Scetate di Ferdinando Russo e Costa Piscatorella di Pisano Alfieri. Signore e signori, Luca Locca. Luca Locca. Sì, sì, sì. E noi lo aiutiamo, io poi ti... Allora, caro Luca, tu dici quello che devono fare perché io ti devo intervistare un attimino. Vieni qua. Vabbè, preparati. Allora, voi dovete sapere, posso prendere il microfono? Eh certo, perché sennò come mi rispondi? Signori, levatevi davanti, grazie. Centrato. Poco più centrato. Per la foto, per tutto. Allora, io con Luca Locca mi conosco da diversi anni. È un caro amico, non perché qui è presente. Allora, lui di professione fa il medico. Io conosco molti artisti che fanno come seconda professione il medico, perché poi alla fine l'arte passa quasi come prima professione, anche se a volte ripaga molto poco, niente, però dà grandi soddisfazioni. Allora, Luca, e questo lo devo dire, ha una grande capacità di musicare dei testi di poesia senza muovere una parola. L'ho dimostrato a me ed anche ad altre persone. Poi ti voglio ringraziare per essere qui presente. Quando vorrai, la porta è sempre aperta, ti aspettiamo sempre. Potete dare la chiave? La chiave, non c'è bisogno. Dai, tutto quello che vuoi, Luca. Potete. Allora, stasera abbiamo detto che ci canterai... Canterò due canzoni napoletane. Sì. Una, la prima canterò Piscatorella, di Pisano Alfiero, molto bella. E che se permettete vorrei dedicare a mia moglie, che è presente. A Francesca, che è seduta, dove sta, non la vedo? Eccola la Francesca, pure la dedica. Signore e signori. Così la vedo l'altro, non la vedo. Signore e signori, Luca Locca. Si è nata a narrare le margine e ti la fanno divente la ragione e porto un uomo in un profumo di thank you.
Cagliamo tutti quanti assieme, sì. Bene? Ok. Quasi fatta la festa scurata,
capirla per la sua vita. Se famiglia ti ho guardato scendosa a parlare fra l'uccise e così. Fra la triera per la tua contrata, fra la triera tu tutti quanti. Già voluto alle spalle ha una carriera ricchissima di eventi, sì. Infatti ha presieduto e organizzato molti eventi, ma soprattutto portava ovunque con la sua interpretazione la classica canzone napoletana. Era molto richiesto, sì. Una persona molto sensibile, una persona che ha un gran cuore e devo dire una grande umiltà, e questo mi è doveroso dirlo perché ogni volta che faccio il salotto mi dice, io come se magari avesse, non lo so, un po' di sempre quella cosa che non vuole dare fastidio, invece no, è una persona molto amabile. Lui stasera, appunto, dicevo, ci leggerà una lettera aperta di Don Raffaele o Guardaroba a Bossi e ai leghisti Padani.
signore e signori, Ettore Anzano. Ciao Ettore, benvenuto. Buonasera a tutti quanti voi. Mentre lui ci, ecco, subito ne approfitta. Quindi tu... Allora, prima di declamare volevo spendere così una parola. Questo libro è stato presentato qua proprio nel club dall'autore. Si chiama Noi Napoletani. Ci stanno tante cose molto belle, nostre usanze. E lui ha fatto pure una cosa, una bella fantasia di lettere a tanti personaggi, chiaramente sempre con lo sfondo politico, però senza offendere nessuno. E poiché io cerco sempre di declamare poeti della nostra terra, l'ho fatto con il professore Feri, l'ho fatto con Natale Politiello, ho declamato pure di Giacomo e qualche altro grande autore napoletano, però mi soffermo sempre pure con poesie sempre di soci del circolo, e anche questa sera con un pizzico di orgoglio, perché l'editore di questo libro e di Cercola e oggi una domanda sorge spontanea, tua moglie ha già capito, prendo in parola quello che tu hai detto, ce lo sottolineo, hai detto io declamo sempre i soci del club, meglio che sono figlia di Sciù. No, tu già me l'hai detto una volta, la prossima volta mi dedico tutto a te. Senti, sto scherzando, sono belle poesie. Sto scherzando, ti voglio bene. Devo chiamare pure uno di Olga, Ettore, sto scherzando, no, ti voglio pure, bene, no, ho voluto scherzare a fare una battuta. Allora, noi ti lasciamo alla lettura di questa lettera aperta, Don Raffaello Guardaroba, diretta a Bossi, Leghisti, Padani. Chiaramente è un linguaggio un poco particolare. Ecco, staremo a sentire, vedremo. Succede dalle nostre parti, lettera aperta di Don Raffaello Guardaporta a Bossi e ai leghisti padani. Egregi semicompatrioti, mi ricordo quando alla scuola alimentare il nostro maestro ci raccontava la storia d'Italia, che nei tempi arremoti di Vavella, prima di essere unita e di avere una sola lingua, era abitata da molti popoli che parlavano un proprio idiota, che sarebbe il dialetto di ogni comunità paesana. Confrommo fu finalmente saldata con una operazione a licchetta politica e militare, dove Don Beppino Galibardi scotoliò con tante mazziate gli nemici austriaci e poi proferì al re di Savoia, senza trammiarsi e davvero conduttiero, la famosa frase: obbelisco. E si ritirò in pensione ad allivare pecore e crape nella isola capricciosi a nomino Crapera. Fu deciso allora di parlare una sola lingua nazionale, angua se c'era molto analfabetismo, però che i nostri nonni non tenevano una distruzione scolastica e usavano il dialetto alluccato. E solamente dopo l'ultimo soffritto della guerra mondiale si è cominciato a dialogare in italiano, con il contributo importante dei massimi medi, che sarebbero i giornali, la radio e la cascionella televisiva, che fece pure un programma per insegnare a leggere e a scrivere intitolato Non è mai troppo tardi. E per indi poi la nazione fu unita finalmente nella lingua, senza però scordarsi del dialetto della propria terra, che rappresenta il nostro matrimonio di cultura popolare. Invece tutti voi leghisti, con il capo in testa Bosso, che è solamente di nome e non di fatto, e non mette a paura a nessuno, tenete a preparare una legge per fare tornare a parlare gli idioti regionali, sopra di tutto quello della Patania, dove ha bisogno superare angua un testo di esame per accelerare un posto di lavoro di insegnante e stabilire chi è più idiota preparato, con la conseguenza di avere una moderna torre di papelle, vale a dire una mesca francesca di dialetti, con tanti saluti all'unità nazionale.
Ma tutti i veri compatrioti italiani hanno capito l'anfitona, il trabucchetto, come anche quello che state apprimarando con le gabbie salariate. Scusate. Però che aumenteranno ancora di più le differenze tra il settentrione e il meridione. Che il cumbiante principe Totò giustamente diceva che sta sempre sotto il tacco dello stivale d'Italia, condicendo che il costo della vita è minore dalle nostre parti, scordandosi che lo è altrettante il tenore di vita. Qualche settimana fa, da mezzo purosangue nostrano, avete proferito che non vi arritirate dalla politica fino a quando non avete liberato la gente patana, con le buone o meno buone, da tutto. Scusate. Con le buone o meno buone, da Roma alla Trona, dove vi abita Propeto Ferdinando Barbarossa. Abbiamo allora scoperto il reale busillo, che è solamente lo scopo ultimo di creare, come dice il basso cetero, la successione, che sarebbe la divisione della Patania dall'Italia unita, vale a dire che ognuno deve restare a casa sua e fare i porci comodi affari. Mi sorge un tubo. Questa regione annominata Patania è proprio quella della Lombardia e del Veneto, con aziende industriate, officine artigiane, dove si contano i maggiori evasori fischiati, scoperto in nero dalla Guardia della Finanza, che stanno copiando da latroni consumati la nostra Capitania di Roma. E chi sarebbe il Barbarossa che vi abita e che rappresenta allora il simbolo del potere e della prepotenza contro proprio i vostri antenati? È il governo centrale, nel quale voi avete tante secce e ha ricattato il premiero Berlusconi, che si sta zitto ed è l'unico a tenere una grande paura, pensando solamente a confondere e a imbrogliare noi italiani e a offendere tutti quelli che non la pensano come lui e lo criticano. Il Barbarossa moderno siete voi, con tutta la servile sudatesca, e qua ci vorrebbe una vera e unita lega italiana per farvi fare la fine dei cani mazziati. La Roma latrona l'avete voi nelle mani e la state piano piano bruciando con l'imperatore latrino Nerone, come l'imperatore latrino Nerone. Ma tutti noi vogliamo la nazione unita, vogliamo essere vincoli e non sparpagliati, con i quali porco i miei indistinti saluti, consigliandovi di imparare bene la storia d'Italia. Scusate qualche imperfezione, la dovevo scrivere su un foglio, ma l'ho letta dal libro, grazie. Mi ha fatto venire un'idea, ma possiamo fare qualche lettera aperta a tutte queste cacce hanno un guaiale? No, ce ne stanno tante qua, non preoccupare. Solo che se ne volevo dire un'altra, si faceva domani. Grazie Ettore, alla prossima. Grazie. Allora, il signor Alto Vecchiotti, ma si crede che si è liberato? No. Perché ci sei? Ah, eccolo qua. Tu senti, hai detto prima che non tenevi voce, che è qua, quella. Ma chi vuoi prendere in giro? Mo che ci fai. Ma una bella dedica sulla mamma ce la vuoi fare? Certamente, è doveroso stasera. Ci sono queste belle mamme. Quindi dedicata a tutte le donne che stanno qua innanzitutto, per le mamme. Certo. A tutte le mamme. Quindi il titolo non poteva essere altro? Mamma. Signore e signori, Alto Vecchiotti. Grazie. Mamma, sono tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, sono tanto felice
vive lontano per te. Sussurra il mio cuore, forse non si usano più, ma la canzone che è più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, che delizio ti do. Sento la voce mi manca, l'anima nanna di allora. Oggi la testa mi pianta, io voglio stringere il cuore. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sussurra il mio cuore, forse non si usano più. Per la vita non ti lascio mai più. Ancora auguri. La mia canzone vola, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sussurra il mio cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone che è più bella sei tu. Sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Mamma, mai più. Questa canzone mi ha fatto venire in mente la tua mamma. E scherzandoci sopra, insomma, un film che fece Lino Banfi anni fa, di cui lui si vestiva da donna e uno si era innamorato di lui credendo che era donna, e questa amava questa canzone. Aveva, ricordo, in questo film preso un ristorante, insomma, tutto per lui, l'aveva noleggiato, insomma, l'aveva preso per lui. Ballavano soltanto loro due, Banfi del vestito da donna, sempre con questa canzone. Bene. Comunque, grazie. Grazie a te. E ciao. Grazie sempre dell'aiuto che ci dai. Allora, è il momento. Innanzitutto, ringrazio sempre tutti gli ospiti. E come in tutti gli eventi, c'è sempre un ospite di onore, ovviamente. Ospite eccezionale. Certo. Che non solo mi ha fatto felice anche della sua presenza oggi, perché è difficile averlo. È un uomo semplice, dal cuore grande e profondo.
sia da bambino che da grande, nell'intento di raffigurare la poesia come una forza, una dote innata, mai riscoperta se non attraverso la sensazione del quotidiano, a contatto con la gente, i ricordi e le speranze. Lui comunque scrive, fa teatro, scrive poesie, ha fatto vari libri e stasera ci declamerà le tue poesie. Combattimento e figlia. Signore e signori, ho l'onore di presentarvi Luigi Troisi. Il microfono. Allora, mentre ci organizziamo, allora benvenuto. Allora volevo prima di salutare tutti quanti voi, grazie per l'attenzione che eventualmente mi volete dare, anzi è indispensabile, perché quando si trasmette la poesia è un poco particolare, la poesia sono cose che escono da dentro, quindi c'è bisogno soprattutto di chi sa ascoltare. E quindi è tutto facile per tutti, per chi ascolta e per chi cerca di poter trasmettere le cose. Di far vibrare l'anima, io direi. Allora Luigi, sì. Intanto ti ringrazio pubblicamente e lo ridico, lo ripeto, di essere questa sera con noi. E tu lo sai, mi fai sempre contenta, felice quando sei. E devo ringraziare anche un'altra persona che mi aiuta a farti essere qua. Cioè che ti porta proprio materialmente. Ah, cioè, sì. Quindi ringrazio anche lei. La persona veramente speciale. Il terremoto. Maria Nunzia, veramente una persona speciale. Allora, tu stasera ci leggerai. Innanzitutto ti voglio dire che tu, insomma, dovrai fare i tuoi interventi, perché io l'ho preteso, diciamo così. Sì. Che l'ho preteso, no, è vero, poi d'altronde. Quindi adesso ci vuoi dire qualche altra cosa o passiamo direttamente alle tue liriche? No, mi stai dando troppe responsabilità. Poi perché? La gente si aspetta da me chissà che cosa e non vorrei deluderli. Quindi facciamo più ascoltare. Non credo proprio che li deluderli, perché non hai mai deluso nessuno. Sei un grande. No. Come no, lo era tuo fratello, no, sì. Allora, quindi la prima sarà O Combattimento. Sì. Che poi non sono napoletana, che significa, scusami? Combattimento. Sì. Cioè compatire, ecco, ho capito. Vabbè, poi invece leggerai le figlie. Sono tue composizioni. Signore e signori, Luigi Troisi. Solitamente faccio a meno di fogliettini, perché diciamo di genere volano, non so io. Però a volte la commozione, la tensione è tanta, per cui per evitare forse è meglio utilizzarla. Allora, compatimento. Non contate mai guaia, non serve a niente. Aiutatevi in lacrime e rarite, che voi soffrite, che la porta a gente. E che la porta la gente si chiagnita. Pigliate la vita sempre allenamento, perché nessuno vi può mai capire. E non contate mai compatimento, che è troppo brutto a se fa compatire. Quando si mangia a rire, a casa è piena, muoiono triste, non c'è sta nessuno. Ma che la porta là di sentire appena e chi sa malamente sarei uno. Ma che non ha sapito un corpo a me che tengo. Ma io non sa gente rire e mi trattengo. Non mi hanno visto mai una lacrime cadere. Non è piscorno e poi non fa sapere. Cortesemente, ci sono delle voci che vengono dall'altra parte che disturbano me e forse anche l'ascolto da quell'altra parte. Sarebbe preferibile evitare, perché siamo in un posto questo dove ogni cosa rimbomba e quindi penso che possa dare fastidio. L'altra poesia che voglio, poi io dico poesia, ma
impropriamente le chiamo poesie, perché io non seguo la metrica, non credo di essere un poeta, io ho delle cose dentro e improvvisamente... Non sei un poeta. No. Improvvisamente sentono proprio quella necessità di venire fuori. E mi fermo e scrivo delle cose, non so poi se piaceranno o non piaceranno, ma la cosa importante per me è quando riesco a trasmettere una mia emozione, perché poi alla fine la cosa che io veramente mi gratifica di più in queste cose che è quando la gente mi dice mi fate venire un fritto in cuore. E allora significa che l'emozione è stata trasmessa, perché poi ricordiamoci che l'emozione è l'unica cosa che ci unisce tutti quanti noi. Possiamo essere diversi in 10.000 cose, ma l'unica cosa che ci unisce è l'emozione. Posso intervenire un attimo riguardo a quello che stai dicendo? Ed è veramente vero, ed è quello che è successo a me. Noi non è che tanto che ci conosciamo, sarà un annetto più o meno, che io anzi ero operata da poco, ricordo, e in quell'occasione l'ho conosciuto insieme ad altri amici. E tu mi pare che leggesti, parlassi di tuo fratello, perché la serata era dedicata a tuo fratello, al grande Massimo Troisi. E tu raccontasti proprio un episodio che tu ti trovasti a scrivere un qualcosa come se da tuo fratello a dedicartela. E ti posso garantire, non credo soltanto a me, quello che tu hai detto hai fatto venire veramente il freddo addosso. Grazie. Questa che vi farò sentire adesso è i figli. Oggi è la giornata dedicata alla mamma, è un binomio perfetto, la mamma e i figli, è tutto quello di più bello che c'è nella vita di tutti quanti noi. Rinda una casa, quando tu ti sposi, i figli sono ricchezza e non certa povertà. E guai a che la famiglia, dopo disgrazia, tutto sto bene, non lo può provare. Se chissà non arrivano, nessuna femmina a non fa la mamma si può rassegnare. Per crescere, si sape, ci vuole fatica e tempo. Una parte di vita lo ridedica. Che bella cosa quando sono piccirilla e si imparano a parlare. E dai tesoro, c'è bella, e tu dici solo mamma, io voglio chiamare papà. Poi hanno chiamato l'as, un barano a camera, correndo a rete, per non lo far struppiare. Quando sono creaturiella, non lo cagava, un bello scopolone, e tu fanno ritornare vicino a mamma, con tanta passione, ma poi passano l'anno, se fanno giovinotte e poi avere ragione. E dice, voi siete antichi, non vi portate più, io sono un uomo, non sono più coglione. Ebbene, spiegare la vita sana presso loro, senza cercare mai niente, manco un fiore, e chi se vuole lasciare la prima passioncella, o per non avere amore. Solo roba sposata si apprezza quella che ha fatto il vero genitore. Chi le casino figlia soffre o sta malata, può fare sta buona, si prendesse pure il cuore. Grazie per l'attenzione. Grazie a tutti. Tu comunque rimarrai qui perché poi ci sarà un altro intervento per te. Senti, qualche tuo progetto, qualcosa che stai realizzando, facendo in futuro, prossimo ovviamente? No, progetti non ne faccio, perché cerco di fare le cose che alla fine... Viverle al momento. Mi piacciono se ci sono delle situazioni che mi coinvolgono. Ho bisogno di coinvolgimento, perché altrimenti... ripeto, come ho detto prima, non sono un attore, non sono un artista, sono una persona come tutti quanti voi che ha qualcosa da dire ogni tanto. Allora, lui dice che non è un attore, non è un artista, ma se... Sì, sì. Allora, vi spiego brevemente. Io vi ringrazio.
vi ringrazio. Sono arrivata adesso, però. Hai visto? Da fuori mi sono. Vi cominciamo da tre, vai! Grazie. Grazie. Che hai fatto prima, che è bellissimo. Convincente, è troppo bello. Allora vi faccio. Se, non so se posso andare fuori programma, vi faccio ascoltare una cosa che voglio dedicare a mia moglie, che oggi mi sente anche lei una mamma, certo, perché ormai mancano pochi giorni all'anniversario del nostro matrimonio, per cui mi piacerebbe farvela ascoltare, se Carmen me lo consente. Certo. Allora, questa qua nasce praticamente all'insaputa di mia moglie. Dovevamo festeggiare il 25esimo anno di matrimonio, oggi 40, e spesso i giovani di oggi nemmeno 40 giorni riescono a festeggiare. Vabbè, però, esatto, vanno di fretta in tutte le cose. Per cui, con la complicità del sacerdote sull'altare, a un certo punto della cerimonia, mi ha chiamato come se io avessi dovuto leggere qualche preghiera, qualcosa, e invece io ho voluto dedicare questa cosa a mia moglie. Sento una voce, non so di chi è. Vedo proprio una voce forte. Quando meno te la aspetti, trova chi si arroba il cuore. Io sono stato fortunato. Ma la cosa l'ha segnata e poi hanno scelto a te. Tu per me sei moglie e amante. Si accompagna questa vita che è difficile a trovare. Non è facile stare insieme quando le cose vanno storte. Solo se c'è sta l'amore, tutto si può superare. Se tre figlie cambiate sono una vera rarità, sono una prova, anzi, a certezza, che soltanto la pianta sana può dare frutti di qualità. Tu sei l'unica, sei rara, tu sei la meglio che c'è sta. E questi 25 anni insieme sono volati, io sai perché. Perché quando sei felice non ti pesa mai all'età. Fra 100 anni, si può dire un favore, io ti aspetto sì saltare e mi sposo ancora a te. Grazie. Mi puoi dire tua moglie, dopo che ho ascoltato questa canzone, questa dedica? Dopo cosa che ho ascoltato questa canzone, mi ha sopportato per 40 anni. Sì, ma cosa ha detto? Cosa ha detto in quel momento? Sono momenti molto, molto particolari. Certo. Grazie Luigi, sì. Ci vediamo. Grazie, dopo. Grazie a tutti quanti voi per l'affetto. Grazie, grazie. Grazie, a dopo. Allora, adesso è il momento di un gruppo musicale. Che nasce, sì. Che nasce da? Da un incontro di anime che in comune hanno la passione per la musica. Danno vita a un gruppo che prende il nome di Harmony Live Music. Music. Il gruppo è composto da tastiera, voce, diciamo. Alla gente, sì. Da Jenny Marino, tastiere e voce, Pino Tramonnano a saxofono, Umberto Pignola alla chitarra e Sharon Bettamino cantante, che oggi però purtroppo è assente. Allora, signore e signori, ho l'onore di presentarvi il gruppo Harmony Live. Vieni qua, Jenny, vieni un attimo qua, mentre loro si preparano, tanto c'è tutto pronto. Buonasera. Innanzitutto benvenuto a te e a tutti i tuoi amici, che ho neanche amico mio, vabbè, non lo svegliamo. Non lo svegliamo. Allora, tu è la prima volta Sharon che stai. Non c'è purtroppo, sta sì. Va bene. L'avevo... è andata solo con mio figlio. Ah, la conosci? Sì, amica di mio figlio. Ah, ecco. È un'amica di tutti, lei conosce un po' tante persone. Come piccolo il mondo. Portici, esatto. Allora, Jenny, ci vuoi aggiungere qualcosa? Ho detto qualche cosina, qualche progetto, qualcosina che non sappiamo? Sono io spero in retroscena.
No, niente di particolare, noi alla fine è un, diciamo così, lo chiamiamo, non è, per noi non è un lavoro, è soltanto una passione, quindi un'unione, come ha detto lei, di anime che praticamente si uniscono prettamente per la passione della musica. Il lavoro se è un, diciamo così, questo tra virgolette è un mestiere che se viene preso come un lavoro non lo si può fare più. Questo è il nostro parere, quindi noi lo facciamo soltanto ed esclusivamente per divertirci e per divertire voi. Allora, vuoi presentarci di nuovo i tuoi amici o...? Alla chitarra ho il piacere di presentarvi il signor il mister Umberto Prignola e al sassofono una persona che tu conosci anche molto bene, anche perché lui è una persona molto, insomma, camaleontica. Eh sì. In tutti i generi musicali lui lo trova. Ma diciamolo, perché? Perché sennò fin magari possiamo... Lui fa parte anche del mio gruppo. Brava! Ecco. Lui è veramente un onore per me suonare con lui, quindi condividere la musica con lui, signori. Giuseppe Tramontano. E poi abbiamo Jenny Marino alla tastiera e voce. Quindi stasera per la prima volta abbiamo l'onore di avervi qua. Ti lascio il pubblico. Speriamo bene. Ok? Grazie. Ci sarà un po' di classico napoletano. Grazie, vi ringrazio in anticipo. Vi ringraziamo in anticipo. Allora io vi lascio, signore e signori, il gruppo Harmony Live Music. Mi sentite? Sì. Mi sente? Sì. C'è il nostro chitarrista che se non sente un applauso non parte. Bye.
pieno, a Napoli si dice nasce di pieno, non è giusto. Avete qualche richiesta, qualcosa che volete fare tranquillamente? Io segno però. Chi dava appena aperta sulla tempa, ci fa
Adesso noi vi lasciamo con, speriamo, un, giusto un po' di allegria, no? Ah, un po' di allegria, va? L'allegria, sì, sì, no. Se voi mi hanno chiamato, dicevo Lusingami, ce l'avete repertorio? No, ho capito? Lusingami. Lusingami, sì, però al momento no. Al momento no. Indifferentemente, indifferentemente? No. 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 Vabbè, non fa niente. Ok. Facciamo il nostro, va? Dai, ok. Noi abbiamo visto lasciato un po' più in allegria. Allora in allegria, vai. Non, non è detto che non possiamo autorizzare qualcosa. Meglio allegria, però, diciamo che noi lasciamo in allegria un po' a modo nostro. Speriamo che, diciamo così, vi piace un pochettino. Però, diciamo, a questo momento ci vuole un pochettino di partecipazione da parte vostra. Non volete fare niente, perché non fate un po' male. Bene, amico, bene. Riusciamo? Ah, sì. Vediamo se riusciamo un po'. Thank you.
Come sapete, comunque ti ringrazio. Sono spettacoli, certo che fanno spettacoli. No, dico che possiamo sì, sapere. Ci capita, diversamente pure. Che possiamo sapere, che ci possiamo informare. Quando volete, certo, certo. Non c'è problema. Io faccio il farmacista come prima. Bello, questa è una passione, poi la portiamo avanti così. Allora, mettiamo, questo è per tutto. Questo ho chiesto sì, dove sì. Fate stasera sì. Simo, dopo gli dai tutte le notizie, stasera si è esibito il medico, il direttore artistico è medico, il farmacista, il no, anche il presidente del, de, del club è medico, il farmacista, no, lui invece è dipendente comunale. Senti un metto, aspetta un metto, io conosco lui da molto, noi da un po' di tempo, mo mi prendo, visto che mi prendo la confidenza con tutti gli uomini, un
me, fate un po' cacca. Vieni, bello mio. Ti chiedo un po' di confidenza, Umberto. Vai, sei pericoloso? Sì, sì. Sì? È pericoloso. Umberto, che fai come mestiere? Io sono il dipendente con la mia Peppe. Lavori con lui? Ah, ecco. Ma però io me ne una curiosità. Lavorate insieme? Scusa, visto la stazza di Pino è la tua, ma lui lavora. Lui mangia proprio. Seduto, lavora seduto. Io mangio proprio. Ma senti, è fortunato. È fortunato. Ma forse Umberto sprechi più energie. Sì. Te lo vengo solitario. Sicuro? Senti, mi vuoi dire nell'orecchio come sprechi queste energie? Umbe, ma che fai a notte? Bello gli scherzi, simpaticissimo. Anche voi ragazzi, ci vuoi lasciare così? Ci vuoi lasciare con qualche altra cosa? Non lo so. Come volete voi? Un'altra! E poi ci salutiamo. Ok? È sempre un piacere. Quindi il tuo gruppo si chiama Musica Live. Noi ci chiamiamo Harmony Live. Harmony Live. Harmony Live. Harmony Live, perché il nostro motto è l'armonia. Lo trovate su Facebook. Cosa è Harmony? Lo troviamo su sul sito, sì, harmonylivemusic.it. Anche tra i miei contatti lo trovate tranquillamente. Basta chiedere a me, comunque vi informo di tutto. Allora, che ci fate sentire? Che ci fate? Vai, 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 vai. Veloce, veloce. Io so per le cose dinamiche. Umberto ne sa qualcosa, che spreca le energie. Sì, sì, l'amore, no? Troppo amore. Ma tu che ne sai dei fatti di Umberto? Sappiamo tutto. No, ma non è che c'è tu e lui? No, no, mai. Tu sei i fatti di Umberto, non lo so. Ma conosciamo i fatti. Però. Ah, Umberto, allora tu parli troppo. No, gli uomini che parlano troppo non vanno bene. Caro Umberto, gli uomini si devono dire le cose per il giusto? Noi ci veniamo assieme, dove parecchie volte, quindi siamo assieme. Non si spiegna la vicenda. Allora, cosa abbiamo trovato? Facciamo così. Una cosa che non suoniamo da tempo. Ah, al maestro piace, al maestro che ti piace? Ma me lo fate scoprire stasera. Viene cantata nello spettacolo di Scugnizzi. È carina, molto bella. Ti salutiamo sempre in allegria. Io mi alzo anche, magari. Dai, ok, dai. Siamo pronti, posso? Sì, sì, come no? Sì, sì. Per l'appunto la canzone si chiama Chiamo, quindi chiamate. Aiutatemi perché è difficile. Passo così magro, non ho finito di guardare, non ci sono rimaste le mie, non ho finito che se lo fa. Chiamo, sai da non convincere quando davo tutta tutta la rabbia per rimuovere la musica. Chiamo la mamma che scuola sempre a casa, quando a casa non mi piaccia. non ce la fai a fare, mette in mano a
dentro il tuo sudato, chiama la mano, il sogno sembra grande, sembra brutta mamma. Quando andrò a Carmelo, è solo per un po' scherato. Signori, io voglio ringraziare Carmelo che ci ha dato la possibilità di essere qua oggi. Facciamo un applauso, una gran bella persona, Carmelo. Grazie! Amici, ringrazio il gruppo Harmony Live Music con Gianni Gennaro, io sono semplicemente Gennaro. Mi chiamo Gennaro, il nome più nordico possibile, Gennaro. Adesso il nome di Milano. San Gennaro, no, un santo di Gennaro, è di Milano, è vero? Sì, è difficile da ricordare. Quindi grazie Gennaro, grazie Umberto, grazie Pino. Se ultimamente Gennaro sta facendo un po' il giro dell'Italia, ma non sono quel Gennaro là, sono Jenny, io. Io sono Jenny, bravo Jenny. La foto di Lito? Sì, la foto. Umberto, lo spiego l'energia. Una foto? La chitarra. Fabbrica Amazonato, Fabbrica. Santa Fabbrica Amazonato. Prego. Grazie ragazzi, quando volete venire basta che mi contattate. Grazie. Basta che mi chiami, organizziamo. Grazie mille. Grazie a voi. Allora, mentre qui stai, cosa già ti sto organizzando? Sì. Fare il momento di un socio del club, sì, che ama recitare poesie del grande Totò e di Edoardo. Però oggi reciterà una poesia di Edoardo De Filippo che si intitola Pasqua e Natale. Signore e signori, Peppe Moccia. Ciao Peppe. Quanti Peppe stasera? Buonasera a tutti. Peppe, auguri alle mamme. Ciao, di ieri sera non erano presenti perché abbiamo festeggiato ieri sera la festa della mamma. Lo so, io infatti sono mancata. Allora, vi siete un po' sfrenati, quindi adesso sopportatemi nell'ascoltare questa poesia. Penso che sarà di vostro gradimento. Sarà un piacere per noi ascoltare. Allora ascolteremo. No, io capisco che uno può sempre divertirsi, no? Però pure questo può rientrare ma in sicuramente. Quindi ce la fai ascoltare. Allora, Pasqua e Natale. Aspetta, scusa, prima che leggi, come mai hai scelto questa poesia? No, ma io ne scelgo. Io non voglio recitare sempre le stesse poesie, certo. ne so tante a memoria, no? Però cerco sempre di variare e cambiare. Mi ha scritto tante, Edoardo. Quindi oggi tu hai scelta. Hai voglia di scegliere. È ricaduta su questa. Quindi, signore e signori, Peppe Moccia, Pasqua e Natale. Natale e Pasqua, suo compagno tale, cavanno sotto braccia eternamente. Chi Pasqua dice a nome di Natale, e di Natale Pasqua viene a mente. Eppure c'è sta tanta differenza con a casa del Papa e a casa mia. Natale porta freddo e sofferenza, Pasqua trascina gente mezza via. Buon Natale per i giovani da porta, una safora senza un cappotto. Buona Pasqua ti strilla e non importa si sei rotta una lastra o casotto. Buon Natale ti dice un farmacista e ti consegna il pin alla pasera. Buona Pasqua e ti pesa a prima vista l'essenza e i fior d'arancia va a pastire. Buon Natale ti dice un cusatore e ti consegna un pisa e un cappotto. Buona Pasqua e accomincia un calore che ti sfila la camisa e la maglia sotto. Buon Natale sta scritto a due barbiere e ti sento un sapore freddo in faccia. Buona Pasqua e una sola e un piacere, innamorata tua non te ne caccia. Chi Pasqua dice a nome di Natale, ma per Pasqua ci tenga simpatia. O solo i Pasqua non ti può fare male, e scarfi i poverilli in mezza via. Pasqua porta i pasilli, angappucciate, l'aglio novella, a cipolluzza o grana. Ti porta un'aria fresca e profumata che alle desiderate nanna sana. Ti porta l'occhio, mire chi va bene, che ti venono a dire, facciamo pace. L'occhio che non conosce una catena,
tu solamente a Pasqua e fai capace. Buona Pasqua, Terice, e piano piano ti posa la capa in coppa a spalla e aspetta. E la mano va trovando la da mano. Ah, benedetta Pasqua, benedetta. Dove sta il fotografo? Cioè, ce l'ha fatta? Non lo so, penso di sì. Perciò sì, ce l'ha fatta. Grazie Peppe. Quindi, alla prossima. Alla prossima. Allora, adesso è un altro momento musicale. Sì. Lui, diciamo qualcosa di lui, è stato sì, premiato dalla critica Sanremo Doc 2014, sì, e in lavorazione Tour Mani Mani estate 2014, un video musical di Bella come Sole, e prossimamente uscirà il suo primo CD che conterrà, oltre a Bella come Sole, altre cover di artisti e cantautori italiani. E infatti questa sera ci canterà Bella come il Sole, sì, e l'altra donna. Signore e signori, Alfredo Lopez. Il gigante, ciao, buonasera, buonasera, mo ti aggiustiamo, devi prendere il microfono. Buonasera a tutti, grazie. E non fa passare al freddo. E no, si fa, aspetta, mi devi cambiare il gioco. Cioè, è vero che uno alto si può abbassare, ma io non mi posso alzare. Se mi prendi in braccio. Ma io alto, no, sto scherzando. Se mi prendi in braccio, come prima. Come prima, infatti, sì, siamo venuti, diciamo, una foto scandalo proprio. Scandalo. La volta buona che ci arrestano, praticamente. A me, no, tu. No, rischi, a me. Rischi di farti lasciare. Io tanta cosa. Tanto io non c'ho nessuno. Quella poverina. Quindi, tanto io non c'ho nessuno, è proprio per tu. Quella poverina che mi sopporta. Che ti sopporta, ma chissà come fa, poverina. Allora, guarda, Alfredo, tu stasera ci canterai questa canzone Bella come il Sole e l'altra donna, sì, che fanno parte di questo tuo lavoro discografico, sì, giusto? Sì, sono avanti col progetto Alfredo Lopez, che è stato fatto a Sanremo Doc, dove Bella come il Sole ha vinto il premio della critica, e poi è nato tutto un progetto. L'equipe è aumentata in maniera esagerata, c'era soltanto il maestro Sergio De Furia che mi ha servito in questa operazione, adesso c'è anche un'equipe, Michele Maresca, che cura i video, le foto, tutto il resto appresso, stiamo creando un entourage intorno. Per me è qualcosa di unico, voglio dire, io purtroppo il dottore non lo faccio, ma gli faccio solo questo di mestiere. Perché, anzi, sono un tecnico di laboratorio in fin dei conti, quindi comunque ecco, sempre Pasquale, lì sto orbito, però non esercito, da molto tempo più non esercito. Diciamo che ci siamo tuffati in questo progetto, che ho lanciato io per prima, quindi ho creato io per prima, e mi stanno seguendo un po' di gente, un po' di persone, così. E guarda, come tutte le cose bisogna innanzitutto crederci, come che tu hai detto. Io poi sempre il mio slogan, non smettere mai di sognare, non l'ho fatto mai, quindi. E fai benissimo. Come tutte le cose, diciamo che si ha sempre appunto questo desiderio e la voglia, e chi ci crede, le cose, diciamo, vanno sempre avanti e si trovano sempre persone che collaborano. Io, cioè, lo posso dire e dimostrare con loro che mi collaborano, quindi come vedi tutte le cose crescono sempre, quindi grazie. Diciamo, noi stiamo provando a fare l'artista adesso, ci proviamo. Non è vero, dai. E voglio dire che c'è Sergio che mi bacchetta, una cosa bella che loro mi stanno trasformando in artista, sono una persona che cantava prima, in un artista, e ne sto capendo. Senti, vuol dire che ci credono come ci credi tu. Sì, la cosa bella è questa, questa squadra intorno, quello so, ci sta credendo, e voglio dire, a volte sono loro che mi danno a me. Magari, e fanno bene. Allora, infatti. Alfredo, io ti lascio il pubblico, sì, con le tue canzoni. Signore e signori, Alfredo Lopez. Come fosse amore, bella cosa.
adesso. Come vento tra le mani, lo sento addosso, non lo puoi fermare, stringi forte, non lo puoi afferrare, mani, 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 come fuoco tra le mani, stendi addosso tutto il suo calore, ma se stringi puoi solo bruciare. Canzone, perché dà veramente qualcosa di quando tu hai creato qualcosa davvero tuo. Il pezzo è di De Furia Perrotta, io l'ho semplicemente interpretata, però credetemi, era il finale di un progetto reale, portato di un sogno, e questo è che dico sempre a tutti quanti: non smettete mai di sognare. Sono un'altra cosa, poi canto l'altra canzone e poi vado via, voglio dire, perché sia anche giusto che sia così. Tra poco usciranno alcune notizie già intorno a questa canzone, poi fra 15 giorni dovrebbe più o meno uscire il video di questa canzone, poi dopo ci sarà il CD, c'è tutto il lavoro dietro. Cliccate la pagina Alfredo Lopez, un commento, anche non mi piace, perché per me è importantissimo, e portate voi testarlo anche qui al salotto, perché c'è tutta questa cultura. Io ho sentito prima, voglio dire, il maestro Troisi mi ha dato un'emozione esagerata, anche gli altri artisti che sono esibiti, voglio dire, sono, quindi io qui, per me la culla dell'arte, no, lo sai, io lo dissi al mio produttore, purtroppo quando fate un passo nell'arte dicono no, questo non lo puoi fare più, quello non lo puoi fare più. Io tra le cose che dissi già l'altra volta pure, no? Dissi non togliermi il salotto Donizetti perché ci vengo, quindi te lo dico già, io ci vado, me ne frego del tuo contratto, quindi io lo scrissi proprio sotto, trovo quasi a matita, quindi così, perché qui è il bello qui che c'è quelle sensazioni che diceva prima maestro Troisi, no? Che si trasmettono, quella è la cosa bella. Grazie. Oh.
woman shine bright. Un'altra storia, un altro amore, tu non puoi partecipare, io lo sai se io vorrei, tu in macchina con me non puoi fumare, con sicuri conoscere, parlerebbero di te, ma quando tu che compai del mio cuore. Problemi che mi dai, sei un'altra donna, la libertà, quella che sa perché io torno, e quanta pace tu mi sai dare, io dirò tutto a lei un giorno. Grazie, allora, gentilissimo. Vi ricordo che, come lei aveva ricordato la presentazione, tra poco va la cosa più importante, partirà anche il Mani Mani Tour, che già ha avuto delle... Quindi ci informerai mano a mano. Sì, sulla pagina, quindi Mani Mani proprio dovuto al ritornello della canzone, era questo, questo bambino con le mani così. Grazie, Alfredo. Fa parte del suo sogno. Certo, i sogni vanno comunque coltivati e portati avanti. Grazie ancora. Alla foto del rito, un attimo soltanto. Sì, sì. E con la mano, mi raccomando, attenzione alle mani, perché lui ci tiene a sta cosa. Io la metto dietro la mano. Dove? Non lo so, vedi tu? Grazie, Alfredo. Grazie. Allora, adesso è la volta di un'altra persona, ovviamente, che lui ama declamare poesie di D'Annunzio. Ci vuoi dire qualcosa di lui? È un appassionato e profondo conoscitore di personaggi storici. Gli piace declamare a Salotto Donizetti poesie in vernacolo e d'annunziano. Oggi ci declamerà appunto una poesia di D'Annunzio, che si chiama Rimani. Rimani. Lui è un ingegnere? Scusate, ma chi è? Ah, ma sei tu, Nello D'Ambrosio! L'abbiamo preparato prima questa cosa, ci scherziamo sopra. Quindi tu ami appunto declamare poesie di D'Annunzio? Sì. Rimango al pubblico, signore e signori, Agnello D'Ambrosio, Rimani. Sì. È una poesia breve ma intensa. Rimani. Rimani. Riposati accanto a me. Non te ne andare. Io ti veglierò. Io ti proteggerò.
ti pentirai di tutto, fuorché d'essere venuto a me, liberamente, fieramente. Ti amo. Non ho nessun pensiero che non sia tuo. Non ho né sangue, nessun desiderio che non sia per te. Lo sai, non vedo nella mia vita altra compagna, non vedo altra gioia. Rimani, riposati, non temere di nulla. Dormi stanotte sul mio cuore. Senti, ma scusate, e tu dici rimani, dormi sul mio cuore. E che ne so, è una dichiarazione. L'amore è una cosa meravigliosa. Ma D'Annunzio ti ha scritto queste cose per me. È la dichiarazione. Una dichiarazione. Comunque grazie, scherziamo. Allora, adesso passiamo al prossimo ospite, al prossimo artista. Lui sì. È un trasformista innanzitutto. Sì. Ci vuoi dire qualcosa di lui? Maestro di ballo. Sì. Ha fatto vari spettacoli come trasformista. Lavora in un centro sociale dove si occupa di bambini, facendoli giocare e divertire con tanto amore e pazienza. Ha un animo molto sensibile. Questa sera infatti interpreta, è un trasformista come abbiamo detto, canterà una canzone di Patti Bravo. Lady Jealous. No, di Patti Bravo. Di Patti Bravo, sì, a modo mio. A modo mio. Signore e signori, Giorgio Spina. Ma sì, io sono qui a dirvi cose per me importanti che voi non lo sapete se son parole. Thank you.
grazie. Un altro applauso, prendi il microfono, Grazie. Penso che vi è piaciuto. Moltissimo. Come ho detto a loro, ci vuole più tempo per prepararmi, 2 secondi per esibirmi. Sta qui da che erano le 4:30, 5:15. Senti, i tuoi idee, appunto, come diceva Lopez, i tuoi sogni quali sono? I miei sogni è questo. Di esibirmi da tutte le parti, diventare una vera drag queen. Voglio dire solo, questo è l'inizio e sto cercando di andare avanti. Posso dire una cosa? Sei bravissimo. Sempre a modo mio. Sei bravissimo. E... ma guardate, ce l'ho qua vicino, sta tremando. Molto emozionato. Brava. Bravo, brava, come devo dire? Vieni una ragazzina ha vincita, ha vinto l'euro di Sì, l'ho visto. Allora, tu dovrai essere sempre ospite fisso, se ti farà piacere. Certo. Siete d'accordo? Sì! Grazie. 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 Allora, adesso richiamiamo il nostro ospite. Sì, il nostro ospite. D'onore. D'onore. Luigi Troisi. Che adesso ci deve, appunto, non poteva mancare una poesia sulla mamma. Ma sì. E poi leggerà anche un'altra poesia che non diciamo di chi è, che la leggerà Luigi. Tu sei tu. Che si intitola Tu sei tu. Allora, caro Luigi, noi ti abbiamo ripescato in senso buono, perché non ti possiamo far andare via, sei un ospite eccezionale. Allora, tu dovrai leggerci una prima tua poesia. Cosa? Le carte in tavola, come si cambiano? No, ma io scherzo. Basta che dopo mi serve. Allora, ti diamo il microfono. Ti do il mio? Sì. Sì, certo. Sì. Allora, avevo pensato a un'altra poesia, infatti l'avevo comunicato a Carmen. Però ho visto che effettivamente la festa della mamma è una festa importantissima, ognuno è stato figlio, per cui... Però non vi volevo lasciare con la tristezza, che era una poesia purtroppo nata in un momento particolare della mia vita, mi trovavo così accanto alla tomba di mia mamma, e quindi... ma non vi volevo lasciare con questa poesia molto, molto triste, quindi... penso che Carmen mi perdonerà e cercherò di ricordare qualcun'altra che magari è comunque sempre attinente alla figura della mamma. Dunque, questa poesia è la prima che ho scritto, quindi risale a 26-27 anni fa, perché praticamente nasce con... quando è nato il mio terzo figlio che è nato con 10 anni di differenza da quello precedente. Mia moglie ormai in età più avanzata chiaramente, e quindi a Napoli questo tipo di figlio si chiama o figlia da vicchiaia. Solo... prego? Bastone, ma cioè io ho 3 maschi, per cui non so i bastoni, se oggi non esiste più o maschio o femmina, penso che un problema è sempre quello. E quindi volevo solo chiedere, siccome viene un frastuono e io non ho scritto, quindi mi perdonerete se chiedo un attimo di... forse questa. No, è un vocio che c'è. Siccome qua dietro qua è amplificato, e siccome è di una certa età, allora chiaramente se non riesco a ricordarla bene, quindi non ho un fogliettino, per cui... Allora, dicevo, un figlio da vicchiaio. Ormai parlando ai figli diceva, ma sei pazzo? La protezione è chiusa e mai si riaprirà.
ma se mettiamo la paglia vicino a Lucerina è facile che questa si possa appicciare. Per chi si vuole bene, nel pieno dell'amore, non poche distrazioni può sempre capitare. E beh, che è successo a noi? E i figli sono abbondanza. E tu portavi innanzi la terza gravidanza. E che quattro anni ti rimane innanzi a lui? Pensava sempre a tante cose storte. E l'età ci sta. Mi manca la salute. Sì, mi morisse, a te che te ne porta. Ha scelto l'ospedale, che lo dottore poi è stata un'avventura. No, chi se non mi piace, poco conosciuto. Quello lo guardarello. E poi si sbaglia la cura. Ma poi stai tranquilla. Ti hai fatto tutto quanto accertamento. Poi fino a Roma, la clinica Gemella, prima che partorivi già da una ritto sesso. E che fa che è nato maschio? Tanto lascia a posillapa. E tu sono nato uomo. Ma vado si vogliono dentro tutti i simili. E finalmente, ecco la loro verità. Un uomo mese in punta, in sala operatoria, ancora un cesario aveva sopportato. Il Nova è nato il suo figlio della vecchiaia, che tu ancora soffrendo domanda, come sta? E io ti rispondo, è sana, è massima la maglia mai sai perché? Perché suo figlio è un massimo che mi poteva dare. Grazie, grazie. Allora, adesso una dedica speciale. Una persona che dà a tutti quanti noi la possibilità di poterci sfogare, di poter trasmettere alla gente emozioni, piacere, eccetera. Però lei sta dietro le quinte e questa persona, io sto parlando di Carmen Percontra. Grazie. Lei è un'artista poliedrica, lei danza, scrive poesie, scrive copioni, veramente fa tantissime cose, le fa bene, le fa soprattutto con molta, molta passione. Allora io volevo dedicare a lei, questa è la sua poesia, è una poesia che ha scritto lei, e gliela volevo leggere, almeno non so se sono in grado di poterlo fare, però sappi che io lo faccio veramente con il cuore. Io sono onorata. Spero di essere degno di questa cosa qua. La poesia si intitola Addostai tu. Addostai tu, quando il suo coro mio sospiri passione e dinta il suo silenzio, chiamando un uomo tuo e va solo a te. Spesso che si ricorda del scavanito coro facendo del bazzì. Quando si sbaglia amore, che sta succede? E tutto può fornire. Addossai tu, quando ogni notte abbracciata sto cuscino, spera che si tornata per non malassa più. Ma chi sei solo suono, che mi tormenta e non mi fa dormire. Come prima scordare, vasa e carezza, che sotto la luna mi faceva tu. Io mi volessi far passare sta frenesia, che mi scordasse te. Ma sto pensiero ormai sta in fondo al cuore e niente lo sapevo. Ormai tutto è fornuto, ma restano i ricordi di s'amore, che amore non c'è sta più. Pure se tutte le volte che agli anni rindo scura, te pensa e dica ancora, amore mio, che io sabato stai tu. Grazie, grazie a Carmen, veramente grazie. Senti, voglio fare una domanda. E questo credetemi perché è la verità. Tu insomma mi avevi chiesto, cioè, che ti avevi detto, mi piacerebbe che tu dedicassi, cioè, leggessi una mia poesia. La tua scelta, perché l'hai scelta tu, non l'ho scelta io. Com'è caduta la tua scelta su questa lirica? Beh, su questa qua, perché, ripeto, io tutte le cose mie in questo senso qua sono dettate dall'emozione. Questa appena l'ho letta, mi sono emozionato, per cui l'ho fatta mia, perché poi in effetti le poesie è questo, le poesie le scrive l'autore, però poi diventano di tutti, tutti quelli che si sentono effettivamente presi da queste emozioni, diventa di tutti quanti,
perché ripeto, come ho detto prima, le emozioni sono di tutti quanti noi e ognuno di tutti noi cerchiamo di farne un buon uso. Grazie per la scelta, perché una poesia che mi tocca molto, una poesia che ho scritto in un momento veramente un po' particolare. Allora, bando alle chiacchiere, lasciamo perdere queste cose. C'è una piccola sorpresa per te, che una persona di una carissima amica comune ti ha voluto fare, ed io la chiamerei Maria Aprile, che ti ha fatto una sorpresa. Starà qua, eccola qua, eccola qua. Un altro microfono. Mi inizia ogni volta che vedo ci stanno qui. Sì, che lei veramente, lei comunque anche lei è una grandissima artista, lo diciamo pure, ha musicato anche una mia poesia. Lo dici dopo, va bene. Allora, la sorpresa per Luigi invece, lo vuoi dire tu? Sì. Ecco, è meglio, se non faccio guai. Io sapendo che tu venivi qua, qual è quello che... sapendo che venivi qua, ho detto voglio fare questa sorpresa perché io ho musicato una poesia di Luigi, però non l'ho mai cantata in pubblico e nemmeno lui mi ha sentito. Ma veramente è una sorpresa, non sapevo che aveva musicato. Ma che sorpresa era? No, io l'ho musicata per Ottavio Bonomo, però siccome io adesso sto preparando un lavoro mio, un CD è il secondo che faccio, perché comunque ho questa esigenza di scrivere, di esprimermi sia come autrice che come compositrice, e quindi sto preparando questo nuovo lavoro e che nasce da momenti di riflessione, di poesia, e quindi oltre a testi miei ci sono anche testi di tanti amici artisti, e quindi tra questi c'è Luigi, perché questa canzone che io ho musicato per Ottavio la farò per me con un arrangiamento diverso. Questa sera sentirete comunque l'accompagnamento solito, solo pianoforte e voce, e sentirete il titolo, io e Anna. Vuoi che rimango qua? Me ne vado. Non c'è problema. Ci facciamo compagnia allora. Ti facciamo compagnia. Signore e signori, Maria Aprile, io e Aluna. Un passo che unisce una vasta via. Soltanto a Luna, camo dare compagnia. Ma sento triste e sola e sto chiarendo, ma chi sta pure qua non c'è sta più. È lungo ma passato che sta nottata, dammi una mano e luna a mo scordare. Prima che scuola povero cora, rinda sta nottata, a dove tutto fornisce e tutto muore, non si rassegnato, cerca ancora, se ci batta con tutto niente,
qualche sotto fa. In pubblico e comunque volevo cogliere tutte emozioni per forza, se no non le faccio le cose, se non mi no, vabbè, nel senso infatti che Luigi lo sa, questa è nata sì, proprio lo so, però me la sentì recitare e la senti dentro però diciamo, tu sei abituata diciamo, con il pubblico a fare tante cose e certo, io vabbè sono questo maestra di canto, sono musicista, sono direttrice di coro diciamo, però per emozionarsi senza emozioni questo non si può fare. Ma, voglio, ma lei è quello che fischia. Voglio cogliere l'occasione proprio per ringraziare Maria, perché veramente questa sera chi si è emozionato sono stato io. Quasi io stavo là e dicevo, ma l'ho scritta io, non può essere. Perché ero talmente preso dall'emozione che avevo quasi perso la realtà delle cose. Comunque veramente brava, brava, grazie, brava. Allora vogliamo dare questa notizia, sì. Prima, del CD ci sarà anche una canzone su una lirica di Carmen. Che mi ha emozionato, grazie, deciso di fare questa cosa. Grazie. Allora grazie. Grazie a tutti voi. Andiamo via. Approfitto per salutarvi. Ancora tanti auguri a tutte le mamme. La foto di Rita. Speriamo di rivederci la prossima volta. Grazie a tutti, grazie. Grazie, grazie. Cambia microfono. Allora, stiamo in chiusura. Sì. E non per ultimo, nel senso che questa persona, questo cantante, diciamo qualcosa di lui. Diciamo qualcosa, cantautore. Sì. 13 lavori discografici e tantissime composizioni. In alcuni film si è affiancato Nino D'Angelo, Mario Da Vinci, Sepe Colombari. Ha ricevuto tantissimi premi e partecipato a varie fiction, concerti e vari eventi culturali. Il suo recente CD si intitola Finché c'è vita, c'è speranza. Appunto. Allora, questa sera lui ci canterà una canzone sulla mamma che si intitola Sulla data di cara e Medley. E Medley, un'altra canzone. Signore e signori, Peppino di Bernardo. Bernardo. Ciao. Ciao Peppino, buonasera a tutti. Questa sera l'abbiamo fatto aspettare. Mi avete tenuto con piacere, certo. Mi sono fermato ben volentieri, le altre volte non è stato possibile per altre cose, però comunque stasera mi sono fermato, avevo un attimino più di tempo, ho ascoltato di tutto e di più e veramente devo dirvi bravi, grazie. Bravi, bravi a tutti, ma soprattutto pure a loro che hanno fatto la cornice a questa serata dedicata alla mamma. Io approfittando voglio dire che anch'io ho scritto, perché non è la prima e l'unica canzone, ma è una delle tante che va messa nelle altre canzoni, è una canzone che ho scritto pure io, che fa parte di questo CD, che si chiama Finché c'è vita c'è speranza, se l'ha da tenere cara, perché noi a volte apprezziamo quando una cosa non ce l'abbiamo più. Esatto. E io questo ho voluto raccontare, un mio pensiero dedicato a tutte allora, le mamme. Prima che ti lascio il pubblico, sì? voglio dire una cosa, alla fine della serata venite tutti qui che facciamo una foto di gruppo, va bene? Allora. E poi chiudiamo con due ritornelli di alcune canzoni mie che hanno fatto un po' la storia di Peppino di Bernardo. Ok, quindi ti lascio il pubblico. Okay, Peppino di Bernardo, grazie. Essere nato, ma a me sembra naso, è solamente io salvo, ma poi raccontava, a prezzo quando te manco, che non ci può fare più niente, è solo dico comando, e fa che
nu pulis accepta, ia sub tibirul tu vrei, de mena manga. Che non può garisci nell'occhio di qui, che non è sangue prestato la voce di qui, qui sicuro l'occhio è qui, qua è sicuro che non può soffrire. A questo punto chiudiamo pure il salotto, mi hanno lasciato le chiavi. Chiudiamo con due ritornelli che, come dicevo prima, sono stati scritti sempre da Peppino Di Bernardo in collaborazione di altri autori, sia per una canzone sia per l'altra. E le voglio ricordare perché c'hanno una sua età queste canzoni, non la mia, perché le ho scritte dopo che sono nate, però hanno la sua età. E le dedico a tutte, ringrazio ancora una volta lo staff di questo club e a Carmen che veramente fa di tutto per voi, per sostenere l'arte e per invitarvi ad ascoltarci. Grazie Carmen. Stop!
Arriva tutte le mamme, quelle che lo sono, quelle che lo faranno. Grazie a tutti. Canna è per contra. Un applauso dov'è? Eccola qua, eccola qua. Dimmi, dimmi, dimmi. Ok. Regolato per me. Allora, prima che andate via tutti, poi faremo una foto di gruppo tutti qua. Sì. Tu non te ne andare. Okay. Intanto vorrei chiamare un attimo il presidente qua, Gennaro Nigro. Gennaro Nigro, dove sta? Gennaro? Ah, eccolo qua, mio. Allora, io intanto vorrei fare un annuncio perché. Chiamiamo anche qua. Luigi. Vieni, vieni. Sì, sì, noi chiamiamo tutti gli artisti. Allora, il 24, presidente, lei non c'era stasera? Lei non c'era, è arrivato tardi. Allora, volevo fare un piccolo annuncio. Il 24 di questo mese, maggio, alla Masseria Luce, io e il mio gruppo presenteremo il CD di questo lavoro che abbiamo fatto. L'ingresso è libero, quindi venite ad ascoltare queste musiche popolari. Questo è per te. Allora, presidente, ci vuoi dire qualcosa? Non ho più voce. Ma io credo che questa serata di emozione, come diceva Luigi Troisi, che è qui con noi, è il nostro condividere insieme a voi la vostra arte, ci porta un po' lontani da quello che purtroppo è oggi in questo periodo Napoli sui giornali. Purtroppo noi usciamo sempre in momenti, cioè qualsiasi cosa succeda, e quello che è successo a Roma è successo in tante altre città d'Italia e d'Europa, noi finiamo sui giornali in maniera estremamente negativa. Jenny Carogna a Londra avrebbe avuto un nome più gentile, invece qua a Napoli si chiama Jenny Carogna. E quindi i sogni, le emozioni che ci accompagnano in questa serata credo che ci diano un esempio di una città e di una regione che potrebbe aspirare ad altro. Quello che purtroppo ci manca è la capacità di organizzarci, e lo leggevo su Repubblica oggi, noi siamo tra le regioni in termini di espressione artistica, in termini di presenza, in termini di monumenti, bellezze naturalistiche, che potrebbe esprimere molto di più in termini di turismo e di impresa del turismo e di vivere dell'arte, perché l'arte dovrebbe anche portare soldi. Purtroppo in questa regione molti dei nostri artisti che si esibiscono di arte non vivono. No, assolutamente. Qualcuno fa il farmacista, qualcuno fa il medico, qualcuno si arrangia a fare altro. Quindi noi speriamo di essere di aiuto a tutte queste persone che frequentano i cabartisti per diventare qualcuno e poter vivere di arte, aiutare anche la Campania e questa città e questa regione a vivere un po' meglio. Grazie a tutti. Allora, io volevo ringraziare, mentre tutti quanti venite da dietro, vi mettete. Allora, volevo ringraziare Aldi Vecchiotti, sempre per l'impianto e per la sua disponibilità, Jacopino Francesco, Agnello D'Ambrosio, tutti gli artisti, tutti, Peppino Di Bernardo, il gruppo, tutti quanti, Lopez, Emma, Madonna mia. Guardavo, tutti quanti, grazie. Venite qua per la foto, venite tutti, venite per la foto. Ah, e poi volevo ringraziare anche a Carlo che ci fa le foto. Carlo, grazie. Fa sempre delle bellissime foto. Amici, venite, alzatevi, la foto. Ma siamo noi. Tutti. Tutti, ti sei cambiato, tutti. Venite, tutti. Forza! Franco, pure tu, vieni qua! Tu stai sempre nascosto? Ma vi conviene andare da dietro? Stai entro da te! Ok, sì, a terra, vai, andate! Vai, vieni! Vieni, Giuliana, vieni! Tutti a fare la foto! Voce, tutti a fare la foto! Attento! Venite tutti sul palco a fare la foto? Sì. Vai di là, andate in fila. Mi avete lasciato la foto? Vieni. No, questo va a punto. Speriamo. Siamo un fotografo ufficiale.
la sponsor. Dai, tieni, tieni. Attenzione. Sono andato per Pasquale che non c'era, sono stato a chiamare. No, no, no. Ehi, scrivete a me. Ragazzi, perché non stanno qua? No, è arrivata stamattina con la nave, ma non fa tutto scontato il tornito. Pezzo suo.